Oltre a Roland Garros non mancano certamente gli eventi sportivi in questi giorni e noi ci siamo concentrati chiaramente sullo Slam parigino, ma anche in questa domenica ci sono stati veramente tantissimi eventi, come la fine del Giro del Delfinato con Marc Padun che ha piazzato un bis incredibile, dove si è preso le ultime due tappe del Delfinato, andando fortissimo e facendo due numeri veramente notevoli. Questo ucraino della Bahrain Merida che è emerso in maniera veramente luminosa e abbacinante in questa finale del Delfinato, vinto da Richie Porte, che quasi a 36 anni si regala questa gioia dopo la beffa che aveva subito qualche anno fa con Jakob Fuglsang. C'è stata la gara a Baku ieri in Formula 1, una gara incredibile, poi finita male per Hamilton, con la Ferrari che ha ottenuto un quarto posto, una classifica incredibile, con la vittoria, la zampata di Sergio Perez, e si è fatto perdonare poi anche per le ultime gare che non erano state brillantissime, con Max Verstappen anche lui a muro. Quindi i due protagonisti del mondiale, entrambi a secco. Ma poi c'è stata anche gara 7 tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks in NBA. Io, come sapete, insomma, simpatizzo sempre per i Dallas Mavericks per la presenza di quello che è in questo momento probabilmente il giocatore più forte, il giocatore simbolo dell'NBA, perché anche ieri sera 46 punti, anche ieri sera quando era sulle gambe provava a trascinare i suoi compagni su alti livelli, provava a trascinare i suoi compagni a questo miracolo, perché sarebbe stato praticamente un miracolo, perché nonostante è vero la discontinuità, gli alti e bassi dei Clippers per i Mavericks, passare questo turno sarebbe stata veramente un'impresa. Praticamente Doncic ha vinto tre partite da solo. E anche ieri a un certo punto si è assaporata la possibilità di un'incredibile vittoria in questa gara 7. Poi nelle ultime partite specialmente è salito anche molto il livello dall'altra parte in difesa di Kawhi Leonard, che veramente ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza e ha permesso poi ai Clippers di passare questo turno. Non so poi quale potrà essere anche il futuro di Luka Doncic, perché si accontenterà di questa dimensione comunque di arrivare ai playoff, però poi uscire al primo turno, perché un vincente, fuori classe della dimensione di Luka Doncic, c'è uno che nei playoff vorrebbe essere il protagonista assoluto e non soltanto uno che nei primi turni incanta, ma poi alla fine non porta a casa il risultato. Servirebbe veramente una squadra anche un po' più coesa a supportarlo, perché ieri praticamente ha giocato costantemente. Non è mai uscito in tutti i 48 minuti, quando invece poteva avere bisogno di quei 2, 3, 4 minuti per rigenerarsi un attimo e per arrivare più brillante, come ha fatto Leonard, peraltro, al quarto nel finale di partita. Invece poi, quando è arrivato, specialmente a cavallo fra l'inizio del quarto, la fine del terzo quarto e l'inizio del quarto, c'è stata quella flessione di Doncic che è coincisa poi anche con quella serie di 24 a 4 dei Clippers, che di fatto poi ha chiuso in maniera definitiva l'incontro e questa serie veramente comunque bella, che ha spinto i Mavericks ad un livello più alto probabilmente di quello che sono in questo momento, perché non sono pronti ancora per vincere una partita contro una squadra comunque coesa, eterogenea per certi versi,
e ben amalgamata come sono comunque i Los Angeles Clippers, che pagano le tante incostanze, però insomma è una squadra di una qualità veramente che ha pochi eguali, e che avrebbe insomma la rosa anche probabilmente per essere tra le primissime forze in questi playoff, insieme anche magari ai Brooklyn Nets e ad altre formazioni. Fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate su questa partita, se l'avete vista. Insomma, tante volte come dicemmo anche in quella diretta con Massimiliano Ambesi, non si ricorda a distanza di anni magari chi vince una partita, ma si ricorda colui che ci ha regalato più emozioni. E Luka Doncic, per come si è preso la scena, per come si tira sulle spalle i suoi compagni e per quello che ha fatto in questa serie, lo ricorderemo veramente, nonostante la giovane età, ricorderemo, diciamo, queste sue prime apparizioni ai playoff. E poi, dopo queste prime apparizioni, per Luka Doncic, evidentemente nei prossimi anni dovrà arrivare quello step in avanti, che probabilmente, non lo so, coinciderà con un suo trasferimento, con una costruzione da parte dei Dallas Mavericks di una squadra più solida alle sue spalle. E a questo punto, arrivederci Daga, ci vediamo ovviamente oggi. Ecco, farò un altro video per la comunicazione del programma di oggi. Seguiremo comunque in diretta Djokovic Musetti, mentre Sindel Nadal la commenterò su Osport. E a questo punto, arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.